Adesso Alberto e Dario, che fanno sto mestiere nella vita, ci dicono che è un'offerta irrinunciabile, no? 25 milioni netti all'anno? Cioè, mi dici perché vai in Arabia per i soldi? No, per che cosa? Ah, beh, certo, non ci dai, su, no, non facciamo, sennò sembriamo. Ma io sono d'accordo con te. Però De Rossi cosa c'entra? Non c'entra nulla De Rossi. No, però per molti tifosi c'entrava. Ah, adesso è arrivato perché c'era Mourinho prima di Dybala. Adesso deve spiegare Dybala, forse. Ma se ne sarebbe andato pure con Mourinho, Dybala, Stefano, quando ti arrivano queste proposte, certo, qui, secondo te lo tratteneva, no, Mourinho? Ma Mourinho sembra che ce l'ha sta foto. No, ti sto dicendo, i tifosi. I tifosi, se ne sarebbe andato ugualmente. Mettere la foto di Mourinho e Dybala abbracciati non serve a niente. Bravo. Perché allora, Dybala se ne sarebbe andato ugualmente. Secondo me bisogna fare una corretta informazione. Bisogna informare che quelli che pensano che sia stato De Rossi a mettere la porta di Dybala, non è così, cioè, capito? Quello che ha detto Alberto, Daniele, lo sposo in pieno, condivido in pieno, perché Daniele, non, cioè, non, perché bisogna trussare un allenatore? Anzi, io sfiderei chiunque fa la domanda a Daniele, ma Dybala lo terresti? Lui ti risponde a vita, no? Ok, certo. Daniele deve rispondere per le scelte tecniche, ok, può anche rispondere perché sceglie di mettere Dybala in panchina, perché sicuramente magari la prima partita c'era anche un equilibrio da saldare, poi c'è sempre un ragazzo, non ci scordiamo, Stefano, tu hai vissuto lo spogliatoio, certo, no? Certo. Quanto me, no? Non ci scordiamo che poi, no, da di fuori fanno vedere tante cose, poi all'interno sicuramente è tutta un'altra storia. Ha parlato con Dybala, come te senti? No, ma è tutta un'altra storia. È tutta un'altra spogliatoio, cosa, tutta la squadra, cosa pensano, sì, anche di un calciatore, di un compagno di squadra, quello che sta facendo. Quindi se va in panchina, si interrogasse la gente perché va in panchina. Sì, ma appunto, ma andrà anche in panchina perché d'accordo col mister, aspettiamo, esatto, vediamo, quindi un attimo così. Il mister doveva pensare soltanto a vincere. È bravo. Ha fatto, diciamo, la strategia migliore, l'ha messo in campo in 20 minuti e c'è per stata sì, l'opportunità di vincere. Quindi per me sì, oggi tirare in mezzo Daniele che deve rispondere che c'entra a quello che è una manovra di mercato. È una cosa sbagliatissima. Bravo, bravo. Non c'entra assolutissimamente niente, bisogna chiedere sicuramente a ragazzo, no? Certo. E poi la società, se vuole dare delle risposte, la esatto, società deve andare avanti per il suo progetto. Certo. Scusa, e finisco. Guardiamo dalle altre parti. In Napoli è che si trova in situazioni di una grave emergenza, no? Perché ancora non si sa Lukaku, Osimhen. La Juve che arriva il mister nuovo e mette in panchina e fuori rosa Chiesa, Krstić. L'Inter che è partita ha accettato i ragazzi con presi in scusate, scusa zero, Alberto, sta andando avanti, no? Hai fatto un paragone che non c'entra niente, eh? No, hai fatto un paragone che non c'entra niente. No, sto dicendo, no, scusami se sono intervenuto, tu hai detto una cosa che è totalmente diversa. Qui parliamo di un uomo che se ne va per i soldi. Alla Juventus e in altri casi sono successi fatti tecnici che sono, no, ma io sto parlando di quello che è il progetto delle società. Dario, forse non mai ascoltato bene nel discorso. No, io ti ho ascoltato benissimo. No, mi sa che non ho mai ascoltato proprio bene. No, sto io ti ho ascoltato poi bene. Sto parlando della società, dopo che la società che decide a livello di mercato cosa fare, come altri club. E ho spiegato cosa sta succedendo nel discorso degli altri club. Tutto qua. Un fatto di mercato, un fatto tecnico. L'intervista, però. Dario. No, spieghiamoci, ci mancherebbe, insomma. Ci sono dei casi tecnici in cui una squadra, un club decide di prendere certe strade. E in questo fatto di Dybala è solo un fatto di quattrini, un volgare fatto di quattrini. E io vorrei tanto che Dybala avesse il coraggio di andare di fronte ai tifosi, perciò di fronte ai giornalisti, e dire la verità. Perché secondo me domenica De Rossi Dybala gli ha chiesto lui di non giocare, a mio avviso, poi posso sbagliarmi, ma secondo me è così, perché già sapeva che sarebbe andato lì o già stava trattando ormai in via definitiva il passaggio a una squadra. Però scusami Dario, perdonami, però non sarebbe entrato però. Scusami. Ma entrare 20 minuti è un'altra cosa che giocare 90 minuti, 20 minuti. Ti può fare male pure in 20 minuti. Sì, sì, ti può fare male anche scendendo dalle scale. Esatto.
questo non vuol dire niente. Appunto. Una cosa è giocare 90 minuti. Una cosa guardate, io arrivo a pensare, perdonatemi, aggiungo ma a questa. Ma perché voleva andare via, ragazzi? Sì, no, ma io arrivo. Sì. Ma questa offerta di 25 milioni. Ma 25 milioni netti, essere, ragazzi, è qualcosa che non ci si dorme la notte. Quando vi arriva un'offerta di 75 milioni, mamma mia, ragazzi, che è una cifra con cui fino a poco tempo fa compravi un club. Sì, bravo, Dario. Bravo, Dario. Che sotto, è il contratto di un giocatore per 3 anni. Ma signore, tanti, ma come fai a dir di no? Ma chi avrebbe detto di no? Almeno che tu non abbia la possibilità di giocare ancora in Europa, non arrivare a quelle cifre, ma a altri... Ma Dybala di fatto poi giocava quanto? No, ma io mi aspetto adesso alla luce dei fatti, caro Dario, e in attesa di una versione ufficiale che posa un po' quelle cose. Insomma, però ci stiamo facendo un'idea, perché 25 milioni all'anno sono una cifra veramente incredibile. Io mi auguro, siccome che De Rossi ha vissuto un periodo, cioè, è stato insultato, no? Perché non ha saputo, secondo una minoranza. Non c'entra nulla. Esatto, Dario, però sottolineiamolo questo, perché i tifosi, alcuni lo hanno attaccato e mi sembra la cosa allucinante per quello che ha fatto De Rossi poi nel club. Non vogliono capire. Non vogliono capire quello. Allora mi auguro che Dybala, a difesa di De Rossi, ma siccome è una persona per bene, un bravo ragazzo, Dybala possa fare, magari spendere, dire perché è andato là. Perché così almeno. Ma dovrebbe essere Dybala a dirlo. Dybala dico, Dario. Io Dybala lo deve dire. Dybala lo deve dire, esatto. Se è un uomo serio, io mi auguro che lo sia. È tanto semplice, esatto, siccome mi sembra una persona, un bravo ragazzo, in fondo ha fatto una scelta di vita, no, bravo, ha fatto una scelta economica, vabbè, dirà una scelta di vita, non so, economica. Sai, quando parli di vita in Arabia Saudita non so se ci sei mai stato. No, Dario, ho capito, ho fatto una battuta per dire non è che c'hai una gran bella vita in Arabia Saudita, perciò ha fatto una scelta economica sacrosanta, giustificabilissima, però devi essere tanto onesto e tanto corretto nei confronti della società, nei confronti dell'allenatore soprattutto e dei tuoi compagni, e di andare a dire la verità di fronte al pubblico, perché chi ti ha sostenuto in questi anni sono stati i 70.000 tifosi che tutte le domeniche riempivano lo stadio.